Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le mie creazioni in resina. Allora, per prima cosa vorrei farvi vedere questo perché alla fine già l'avevo tolto ed è un semplicissimo fiocchetto bianco perla. Spero che si veda bene il colore. Ecco qui. Poi volevo dirvi che praticamente, come potete vedere, ho fatto questi 6 con il doming normale bianco e questi 3 l'ho fatto con il color bianco perla, tranne questo che vi faccio vedere. Questo è solo resina di scarto tutta bianco perla, ma ci farò un qualcosa. Come vedete era troppo poca ed è venuto perfino storto. E adesso andiamo a vedere piano piano le creazioni che ho fatto. Iniziamo da questa. Mi sembra che tutte e 6, non sono sicura al 100%, raffigurano lo stesso personaggino. Sì, infatti. Guardate. È una sirenetta. Come potete notare. È una normale sirena messa su uno scoglio che ho ritagliato da una blind, questa sirena. Qui ci sono tutte le delle stelle messe dietro e il come si chiama? I brillantini che sono dietro sono quelli ad effetto sirena. Ecco qui. Spero si sia messo a fuoco. Vediamo. Ecco qui, andiamo avanti, vediamo questo, ecco, guardate, non sembra Ariel. Allora, praticamente questa è una sirenetta che si sta pettinando i capelli, dietro ho messo le paillette, quelle che danno su tutti i colori, e sempre, no, stavolta brillantini normali bianchi, come potete vedere. Spero che metta a fuoco. Ecco qui. Vedete, dentro ci sono le paillette. Andiamo avanti, vediamo chi c'è qui. Oh, è una fragolina kawaii. Ho fatto lo sfondo mezzo rosa scuro e mezzo rosa chiaro. Ed è una dolcissima fragolina. È adorabile. Scusate il mio telefono sempre che squilla. Andiamo avanti. Qui dovrebbe esserci un'altra sirena. Sì, infatti. Guardate che bella. Questa è una sirena tutta azzurra. E dietro ho messo dei cuoricini tutti azzurri. E glitter effetto sirena. Guardate che carino, tutto puccioso. Andiamo avanti, vediamo chi c'è qui. Dai, esci fuori. Ah sì, questa è una semplicissima rosa. Ho messo qui i brillantini azzurri e qui ho messo le paillette bianche. Ho fatto un esperimento. Mi sembra un po'... Mi sa che è venuto bene. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Guardate com'è venuto tutto scavato. Andiamo avanti. E qui chi c'è? Qui c'è un'altra sirena. E questa è una sirena viola. Scusate, questa è una sirena viola. Dietro ho messo, come si chiamano? Le paillette, quelle che sono bianche, che danno su tutti i colori. E i brillantini normali bianchi. Non ho messo quelli effetto sirena. Poi qui non ci sono più sirene. Questi sono dei nuovi tatuaggi che ho preso da poco. Guardate che carino questo farfallino. È troppo carino. Ho messo le paillette fucsia e quelli a filamento gialli. E dietro poi ho messo i brillantini, quelli ad effetto sirena, perché quelli non possono mai mancare. È troppo carino. Guardate che lucida. Andiamo avanti, e questo è l'ultimo. Oh, guardate che carino! Anche questi sono dei nuovi tatuaggi, come potete vedere sono 3, sembrano 2 ma sono 3.
Guardate quanto è carino. Ho messo dietro pure i brillantini effetto sirena, quelli non mancano mai. Praticamente questi sono dei nuovi tatuaggi sembrano con l'effetto oro. Aspettate che tolgo adesso questo e vi faccio vedere tutti insieme. Eccoli qui. Aspettate che li sistemo. Eccoli tutti qui. Ecco qui, come sempre nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito. Il preferito di oggi, il mio, è questo. Mi piace tantissimo. Anche voi lasciatemi nei commenti il vostro preferito. Vi volevo dire un'altra cosa. Volevo salutare me, Mari Kawaii Channel. E mi hanno chiesto di far pubblicità ad un canale che è F2 Video Smart Alex e vi lascerò nei commenti il suo link. Poi ci vediamo alla prossima e buon divertimento. Ciao!